Dunque, vorrebbe sapere, traduco la domanda per chi ne avesse bisogno, voleva sapere se nel momento in cui elabora un progetto dispone già o si rivolge sempre a dei tipografi o dei rilegatori professionisti perfetti, oppure se anche lui in questo caso segue una sorta di sperimentazione, insomma, con questi artigiani, cioè se ha in mente una sorta di banca dati in cui ha, non so, una lista di persone a cui rivolgersi a seconda delle esigenze, o se il suo rapporto con il tipografo o con il rilegatore e lo stesso rapporto sperimentale e quasi intimo che ha con il fotografo, giusto? No, it's, I indeed have a really good relationship with a few printers and binders, and I always go there if the book is printed. So then I'm there sometimes. In this case, I was there 6 full days to be at the press when they printed this. And with the binder as well, I asked them to make first dummies, and I rejected it because it was not good enough. So then, I see it as part, at least in my case, it's a really important part of the design process is how it's produced and printed. So I go there a lot, I talk with them, this is my idea, is it possible or not, and what can you do, and things like that. And that's, I think, also important way. I also sometimes work with publishers that they say, oh, we will print in Italy or we will print in China, and then, of course, you cannot really be there. But that's also then part of the circumstances, so I try to work around it. Then I immediately think, okay, this can be that kind of complex book, so I have to go find it in some other way, like the book with the kitchens. It was printed with a really straightforward printer. And then it's also in the design, it's also just full color printed, and somehow that's part of the circumstances. So I think I always try to find the right balance in the process. And if it's not possible to have something really complex, then I'll think of something else. I think that's also, as a designer, important to do, to adjust to the situation, and to come with solutions, to and not create more problems. But sometimes it's also good to create some problems because then people make better work as well. In realtà sì, devo dire che ho un rapporto costante, privilegiato con alcuni rilegatori e con alcuni tipografi. Per esempio, per questo libro, io ho trascorso 6 giorni interi a seguire la stampa, quindi ho visto la prima bozza, non mi è piaciuta, l'abbiamo rifatta. E io credo che sia fondamentale per un designer sapere come viene prodotto il libro e come viene stampato. E mi piace parlare molto con il tipografo e con il rilegatore, chiedere: secondo te è possibile fare questa cosa? Come possiamo fare questa idea che io ho in mente? Però può accadere che spesso la casa editrice voglia stampare, non so, in Italia o in Cina, e in questo caso non è possibile avere un rapporto così diretto. Dipende molto dalla situazione. Ora, io ritengo che in qualità di designer sia molto importante avere una relazione, ma sia anche importante trovare una via nuova, trovare una soluzione. Per esempio, nel libro che vi ho mostrato sui ritratti delle cucine, diciamo, il tipografo aveva un tipo di stampa molto rigida, cioè molto diretta, così non c'era bisogno di molti interventi, tutto a colori, e quindi non c'è stato tutto questo. Voglio dire che bisogna adattarsi al
alle circostanze e quindi bisogna in qualche maniera seguire tutto il processo adattandosi, cioè in qualità di designer io ho anche l'obbligo di adeguarmi alle circostanze e di non creare altri problemi a chi mi sta intorno. In qualche maniera devo trovare una soluzione, c'è sempre una soluzione, di trovare delle situazioni, delle soluzioni differenti, al fine di non creare problemi a chi mi sta intorno, ma invece lavorare in una sorta di concertazione. So, maybe a little break now? Facciamo un break? Then I'll, yeah, have two things. I have two projects left which I really would like to share with you. And I'm looking forward this afternoon to also talk about your work. I brought a lot of more books which I will not discuss individually, but they will be around, they will be on the table today and tomorrow and whenever. We could talk about it, but then on a more one-on-one level maybe. So I have two projects left which I want to share. E adesso vi mostrerò gli altri due progetti rimasti. Poi nel pomeriggio parleremo invece del vostro lavoro. E qui sul tavolo sono esposti altri progetti dei quali non parlerò, ma che se volete potremo approfondire in seguito. The first one is again a collaboration with Jaap Scheren from the Grandma Toast Book. Il prossimo è una collaborazione con Jaap Scheren. And it's called Fake Flowers in Full Color. Ed è chiamato Fake Flowers in Full Colors, che la cui traduzione significa fiori finti con tutti i colori. And it's not so much a book project, but it's really like a collaboration to make images together. Non è proprio il progetto di un libro, ma è una sorta di collaborazione per fare delle stampe insieme. Jaap was invited to work in a project space for one weekend, and then one of the circumstances was that he should invite somebody else to collaborate with him. And instead. And then he invited me to collaborate. Yeah. Japash mi invitò infatti per un fine settimana, fu quella proprio la circostanza in cui ci sarebbe dovuto andare qualcun altro, poi lo invitò me e durante quel fine settimana elaborammo il progetto. So we talked about what can we do during that weekend, and he was interested in how images are reproduced in printing in cyan, magenta, yellow and black. Durante quel fine settimana noi parlammo infatti di che cosa avremmo potuto fare. In realtà il mio collega era interessato nella riproduzione delle immagini con i quattro colori. When I explained, I used an image that he made in the past, with a bouquet of flowers, and I showed in Photoshop how these colors are extracted in Photoshop. E quindi io gli ho illustrato, secondo alcune immagini che lui aveva fotografato in passato riguardanti dei bouquet di fiori, gli ho mostrato come i colori potevano essere estrapolati proprio dall'immagine stessa. So, in short, if you have a... if there's a... let me see... because that's very bad, but... if you have a color image, the computer extracts the cyan layer, the magenta layer, the black layer and the yellow layer. The computer calculates everything. E in pratica il computer è in grado di calcolare tutto, cioè se avete un'immagine con i quattro colori, il computer può eliminare il ciano, eliminare il magenta, eliminare il giallo, eliminare il nero e lasciarvi poi un prodotto come questo. Il computer calcola tutto automaticamente. And then we just asked ourselves, is it possible to make a color separation, like make a reproduction in full color, without using the computer? È impossibile la separazione dei colori senza l'utilizzo del computer. So we
And this bouquet of flowers, a very modest bouquet, only 5 flowers. Questo bouquet di fiori che potete osservare è molto modesto, ce ne sono soltanto 5. We would try to reproduce. Adesso cercheremo di riprodurlo. So what we did is we bought 5 of these sets of flowers. Noi abbiamo fatto 5 riproduzioni di questo di questa immagine riprodotta. We put one as an example in the room. Ne abbiamo messo uno come esempio nella stanza. And then we made the other 4 bouquets. We tried to arrange in the exact same position as the example and made it all white first. E poi abbiamo utilizzato altri 4 bouquet nella stessa posizione di quello precedente. So it was all painted white at first. E però all'inizio erano tutti bianchi. And then we started to add the colors. So we had cyan. Ecco, poi abbiamo cominciato ad aggiungere i colori. Per esempio, qui stiamo aggiungendo il colore ciano. And we tried to think of how much cyan is in for instance if you have green, then you know there's blue and there's yellow. So we tried to figure the right ingredients. E noi poi abbiamo cominciato a capire, cioè abbiamo cercato di capire quali fossero i componenti di questo colore. Per esempio, se voi avete il verde è costituito dal blu e dal giallo. And then we, as you see here, this jab, trying to arrange it, we put the vases in front of each other and make the exact same composition. E come potete vedere in queste immagini, noi abbiamo cercato di sistemarli esattamente nello stesso modo, cioè di riprodurre esattamente la stessa composizione. And then this is a bad image maybe. And then ecco. We had 4 of these. Quindi abbiamo realizzato 4 bouquet uguali di diverso colore. And they were all separately photographed by Yap. Sono stati fotografati in maniera separata, singola. With the exact same distance, height, so trying to make identical images. Alla stessa distanza. Alla stessa altezza, cercando di riprodurre esattamente la stessa immagine. So then we end up with these 4 images. E questo è il risultato finale, le 4 immagini finali. And then we went to a printer and we asked the printer to overprint these 4 images. So every image is printed in itself in 4 colors, and then it's in the end 4 times full color, 4 times 4 colors overprinted, so it's 16 colors in the end. Quindi che cosa è successo? Siamo andati dal tipografo, abbiamo chiesto di stampare questa immagine a colori, quindi la stessa immagine veniva stampata 4 volte, il risultato finale è che 4 immagini sono state stampate per 4 volte a colori, quindi sono state stampate 16 volte, una sovrapposizione. Per 16 volte. So the book works like this. So this is the first page. Il libro funziona così. Questa è la prima pagina. And then this is the bouquet in cyan in questo one color. Questo è il bouquet in ciano. Then here you have the yellow and the magenta. Qui avete il giallo e il magenta. And then here we asked the printer to first print this and then put a lot of them aside and to overprint with the next color. Abbiamo chiesto al tipografo di fotografare la prima immagine e metterle da parte e poi di sovrapporre le seconde due. So this is already 2 times in full color. Quindi, this is 8 layers of ink. Quindi queste sono 8 strati di stampa, cioè stampati 2 volte, 4 più 4. And then another layer is poi un'altra sovrapposizione. And then in the center of the book, e al centro del libro, there are 16 layers overprinted. Ci sono 6 strati di sovrastampa, cioè stampati per 16 volte, 16 sovrapposizioni. Now you see it doesn't really fit. It's not, because you can see it's not, some leaves are not overprinted exactly. Potete notare che non è perfettamente, cioè non sono perfettamente aderenti una all'altra le immagini. Alcune foglie, vedete, non hanno i margini esatti, sono un po', escono un po'.
But that's really impossible, of course, to do because there's so many parts that it can. You have these margins of variation. Ma sarebbe stato impossibile fare diversamente perché ci sono molte piccole fasi, molte variazioni di colore. But in essence, this is as close as we could get. Comunque, nel diciamo essenzialmente questo è il prodotto finale più vicino a quello che noi volevamo ottenere. We talked before the break about the relation with the printer, and in this case, the printer is also a big influence on the how the book looks, how the book is. In precedenza abbiamo parlato della relazione con il tipografo, e quindi si può ben immaginare quale peso avesse questa relazione e l'influenza del tipografo in questo tipo di libro. Because in theory it's not possible to print 16 layers over each other, because then you could have 1600% inked on some places. In teoria non sarebbe possibile una sovrapposizione di 16 volte di strati di colore, cioè ci sarebbero 1600 piccole sovrapposizioni di questi tratti di colore. In teoria è impossibile. Because ink, if you print 16 of these things, yeah, but like full, if the ink percentage on one place is really 1600%, then it will never dry, so it will always be sticky and always be wet. Sì, perché se la sovrapposizione, cioè queste 1600 parti sovrapposte, provocano un effetto sull'inchiostro che rimane bagnato, quindi in teoria non si asciugherebbe mai questo inchiostro. So I asked the printer, which paper do you think we have the best chance to succeed this experiment? E quindi abbiamo chiesto anche al tipografo consiglio sul tipo di carta da utilizzare per questo genere di stampa. And he came up with this bit thin glossy paper. E quindi lui ci ha consigliato questo tipo di carta un po' traslucida. Which I somehow like, but it, of course it's always, it was also very flexible and thin. La qualcosa mi è piaciuta, ho gradito molto, ma in un certo senso è anche molto flessibile. So to compensate this a little bit, I put the text in the middle, I added a bit on not cardboard, but on very stiff paper. Quindi per compensare questo effetto di flessibilità ho deciso di inserire un testo all'interno su una carta, so non proprio un cartoncino, ma una carta un po' più rigida. So it's a bit more stiff. E quindi è un po' più rigido il libro, ecco, non è proprio flessibilissimo. So. And then the last book I want to show is Amatsuchi from Rinko Kawauchi. E adesso l'ultimo libro che vorrei mostrarvi è Amatsuchi di Rinko Kawauchi. I was approached by Aperture. Scusate, giapponese. non so il giapponese, quindi it's Japanese, so yeah, yeah. The pronunciation is. Well, maybe mine is also. Aperture, publisher in New York, approached me to design a book for them together with Rinko Kawauchi. E Aperture lo ha avvicinato, lo ha contattato ad Amsterdam per progettare questo libro di Rinko Kawauchi. And I was immediately triggered by the question, but also a bit frightened. Io fui subito elettrizzato all'idea, ma avevo anche un po' paura. Because a lot of the books I showed in the beginning, this big oblong archetype, stereotype photo books, are published by Aperture. Perché Aperture, che sarebbe la casa editrice, pubblica in genere di questi libri un po' stereotipati, oblunghi, con delle immagini ben centrate. And they confronted me immediately with a calculation sheet about this is the amount of money the book can cost, this should it cost in the shop, it should be that amount of pages, this is the size, it should be hardcover, the image should be all bleeding from the page. So it was already so fixed and almost the only thing which was not decided on is the cover actually.
E quindi non appena cominciamo a lavorare insieme, loro mi presentarono subito una serie di calcoli da fare prefissati, cioè il budget a disposizione, la quantità di pagine, la copertina rigida, i margini ben definiti, la dimensione del foglio e così via. L'unica cosa che non avevamo ancora definito era proprio l'impostazione della copertina. But I really liked the work from Rinko, and I decided to say yes. And then I thought, okay, let's see if all these rules are so strict, or that that if there's some margin that we can talk about the design. E quindi poiché trovavo estremamente interessante e piacevole lavorare con Rinko, decisi di accettare e mi dissi, vediamo un po' se queste regole sono veramente così strette, così rigide, o se c'è un margine d'azione che mi verrà consentito. Well, I will show it like this because the beamer again doesn't work. And one of the first the work is about, I can show the it's a series, so it's one project, and the main work, which is leading through the whole publication, is a Japanese agricultural burning ritual to make ground fertile. They burn it, and then well, you have fertile ground. Ok, il libro fa parte di un progetto e quindi il filo conduttore del libro riguarda l'agricoltura giapponese e il rituale che hanno di bruciare il campo per rendere più fertile il terreno. And what I liked is that it's she talked about it and she added more material to it, which is all about very existential things in life, like heaven, earth, life, death, themes which run through a lot of the work of Rinko. But in this case it was very prominent as well, that it was really about these basic things in life. Questo libro però contiene qualcosa di più, perché l'autrice Rinko ha aggiunto anche altro materiale alle fotografie e ha approcciato delle tematiche esistenziali, quali il cielo, la terra, la morte, la vita, che sono essenziali nel suo modo di lavorare e che diventano un valore aggiunto in questo libro. So I in the beginning I there's one image here. It's again by accident I found out. Ecco, vi faccio vedere un'immagine che incidentalmente poi ho trovato. Because this mountain is appearing a lot of times in the book. Questa montagna appare molte volte nel libro. But then it's almost always black because it's burned. Ma è sempre nera perché è bruciata. So when I got this image, quando ho visto questa immagine, I thought it was a mistake, like digital mistake, that it was by sending through email or whatever, it was inverted. Io ho subito pensato che si trattasse di un errore del computer, perché probabilmente attraverso l'invio dell'immagine via posta, eccetera, c'era stato un'alterazione del colore. So I opened it in Photoshop and I inverted the colors. E quindi ho aperto il Photoshop e ho invertito il colore. And then I saw it was it was exactly right. So it's a snow landscape instead of a night landscape. E invece no, mi sono accorto che era proprio così. Si tratta di un paesaggio innevato e non di un paesaggio notturno. But then the two images were next to each other on my screen, this one, the white snow landscape, and the dark night landscape. E le mie queste due immagini stavano proprio a fianco a fianco, cioè a fianco a fianco sul mio desktop, l'immagine bianca, l'immagine nera, quella innevata e quella notturna. So I opened more images and I inverted those as well to see what happens. E ho aperto altre immagini, ho invertito anche queste. And the of course, because there's a lot of flames. E perché ci sono sempre tante fiamme? So if you have like this image, for instance. Questa immagine, per esempio. You have all these orange flames. Avete tutte queste fiamme arancioni. And if you invert it, it becomes. E se lo invertite,
It becomes a very dark image, and then l'immagine è molto scura. And the flames become water. E le fiamme si trasformano in acqua. So the first proposal I made, it was also I inverted all the images and put them in the book next to the regular images, and it was not. It was for me. It was a way to, because I thought this is a one step too far to really double somebody's oeuvre by putting everything inverted. But for me, I also wanted to know. I wanted to open up a discussion about all these strict rules, how I should treat the images. So it was for me a tool to open up a discussion. E quindi che cosa ho fatto? Ho invertito le immagini, tutte le immagini all'interno del libro, mettendole a fianco alle immagini regolari, quelle normali, insomma. Per me era una maniera diversa, era fare un passo avanti. Ecco, io pensavo che in questa maniera comunque avrei aperto un dibattito su queste regole rigide da seguire. Quindi l'immagine diventa per me uno strumento per aprire una discussione. And because, as I said, normally I work together with a photographer next to me behind my computer. But in this case, I, the designer, was in Amsterdam, the photographer was in Tokyo, and the publisher was in New York, so it's impossible to be constantly next to each other. E come affermato in precedenza, di solito lavoro in stretta collaborazione con il fotografo e con la casa editrice, con il tipografo, ma in questo caso era letteralmente impossibile perché il designer si trovava ad Amsterdam, l'autore si trovava in Giappone, a Tokyo, e la casa editrice invece era di New York. Quindi. But when I proposed this idea, then I made movies and sent it through email and waiting for a reaction to start talking about the design, but then the publisher was instantly super enthusiastic. Ma quando cominciamo a mandarci delle mail, poi cominciare a fare filmati o delle fotografie da inviare loro, attendendomi ovviamente una reazione sul mio progetto, mi accorsi subito che la casa editrice ne fu immediatamente entusiasta. So it was they more or less then decided, okay, we should proceed with this idea, we should do this, because this is something we never saw before and we really like it, we want it. And they also convinced me actually in doing it, and also the photographer, who became really enthusiastic but needed a bit more time than the publisher. E quindi la situazione ancora una volta si invertì. Cioè fu la casa editrice ad essere pienamente consapevole della importanza di continuare, dissero beh dobbiamo farlo, dovremmo farlo, è una cosa che non abbiamo mai fatto prima, e quindi fu la casa editrice poi ad essere in grado di convincermi a continuare e convincere anche il fotografo ad essere entusiasta di questa cosa. And I made one important change, at least because it's in the beginning all images were inverted. But then I decided we should only do it with image in which it makes sense. So it makes sense if there's this flames and fire, because then color-wise and content-wise it adds something. And there's a few of these night images with stars. And there it also works, because then from a very dark black background with white drops, you go to like a white lens, like a white background with black drop. So then the effect is maximum. Noi quindi all'inizio abbiamo fatto un grosso cambiamento, perché all'inizio avevo deciso di invertire tutte le immagini, e invece poi ci siamo resi conto che sarebbe stato meglio invertire soltanto quelle immagini che avevano senso, cioè l'inversione doveva avere anche un significato riguardante il colore e i contenuti. Quindi per esempio, come avete visto prima, il fuoco notturno
turno che poi diventa acqua, oppure per massimizzare l'effetto desiderato, la pagina bianca con i puntini neri e la pagina nera con i puntini bianchi. And so for the rest of the book I try to make it as a closed circle. So you have this as a front, title, author, and on the back it's the other way around. And also the end papers, it starts with this image and it ends with this image. Then there's the name of Rinko and then the title, and it's exactly the same in the end. So there's a also switched, but then there's a title and the name, so and then the rest happens within that frame. Quindi ho cercato di creare all'interno del libro, per quanto riguarda tutto il resto del libro, una sorta di circolo chiuso, come vi ha appena mostrato. La prima pagina riporta il nome dell'autore e il titolo del libro, dall'altra parte è esattamente invertito e il contrario, così come vengono opposte proprio le immagini presenti all'interno nelle prime pagine che ritrovate poi alla fine del libro. Quindi è un continuum all'interno, un cerchio, un circolo, una storia. And then the book is bound in a way that you have the space in between, like this, so it's closed on the top. È legato in modo tale che avete uno spazio all'interno tra i due fogli. So if you can go through it like this, like a normal book. E potete sfogliarlo in questa maniera. But if you do like this, then the inverted images appear però, in between the pages. Se sollevate il foglio, potete osservare l'immagine invertita. And again, if there's no flames like this one, then this is not inverted, but then the other this one is. Ecco, vedete, non ci sono fiamme, non è invertito questo, però ecco, c'è la fiamma dall'altra parte. Same with this one. Anche questo. It's inverted. So the book creates, has a sort of parallel world within the book. All'interno del libro scorre un libro parallelo. Nascosto. Parallelo, nascosto, sì, sotto. Parallelo, ma nascosto. Hidden. Hidden, yeah. Hidden. Yeah. And yeah, so it's ecco. Yeah. Well, it's basically that's it. And for the rest, as you can see, that also not all the images as they initially wanted are bleeding. So there's much more variation as well. Come potete vedere dall'inizio, non tutte le immagini vanno fuori dal margine, ma c'è una grande variazione all'interno. So if this for me was I learned as well that so of course always if somebody approached me with their wishes, you should definitely respect it, but also take the freedom to think around it and to think in for what you think is best for the project and for the photography. And so then it's always possible to talk about those kind of things. Quindi questo mi ha fatto comprendere che quando qualcuno mi contatta ed ha un desiderio, è necessario rispettare il desiderio dell'artista, ma bisogna anche sentirsi liberi di poter pensare intorno a quel desiderio e poter consigliare ciò che è meglio, secondo me, per quel progetto e per quel fotografo. Quindi è necessario discutere molto, parlare. But especially in this case, it was we only once had a meeting, all three of us. It was in Paris during Paris Photo, a little over a year ago, and that was like very valuable moment that we finally were together. And in this case, it was also really important for me to see that the other people embrace the idea as well, because it's in the end it's their work, it's their financial risk, so it's not just your decision to make. It's more people involved in with own responsibilities, and it was good to see that
The enthusiasm grew during the process of working on it. In realtà io sono riuscito ad incontrare queste persone solamente una volta. Ci siamo incontrati, tutte e tre le parti, a Parigi un anno fa, in occasione di Paris Photo, e questo incontro è stato determinante, ha avuto un valore enorme, perché io sono riuscito a vedere come gli altri potevano abbracciare la mia idea, e questo non è qualcosa di scontato, perché in realtà si tratta di persone che hanno fatto il lavoro, quindi è il loro lavoro, sono i loro soldi, sono i loro finanziamenti, e quindi uno non può prendere, cioè non può imporre le proprie decisioni, cioè ci sono delle responsabilità che vanno condivise, e in realtà ho avuto modo di vedere durante questa riunione come l'entusiasmo per il progetto cresceva notevolmente durante l'elaborazione dello stesso. Yeah, and the nice thing is we met again a few weeks ago again in Paris, and then the book finally was there, and we all expressed the hope, and also immediately made plans for a second book that with the same parties, so we will make another book. The content is completely different, so the design will be completely different too, and I have no idea how we will work again, but that's also the nice thing of E la cosa bella è che poi ci siamo rincontrati qualche settimana fa, quando il libro ormai è finito, e subito è stato espresso l'auspicio, elaborati anche dei piani per un secondo libro, il cui contenuto però sarà completamente diverso, quindi il design dovrà essere completamente diverso, e al momento non ho la più pallida idea di ciò che andrò a fare. Yeah, basically that's all the things that I wanted to show. Again, there's more on the table, but I also want to, there's one book which I only will show like this. It's a book I made together with Petra. She's here as well already a few years ago, 2009, okay. But still, it's one of my favorite books when it comes to editing and printing and everything. And tomorrow at 10, if I'm correct, Petra will tell everything about the process of this book and also about the project itself. So be invited to be there as well. And until then, it's on the table as a teaser, because you cannot open it because it's a closed book as well. So. And that's it from my end, and I'm now really looking forward to spend the next hours and tomorrow as well to talk about your work, and everything will be here on the table, so please feel free to browse through it and have questions and ask them. Dunque, questo fondamentalmente era tutto quello che volevo comunicarvi e i libri che volevo mostrarvi. Vorrei semplicemente ricordare che c'è un libro in particolare che ho realizzato con Petra più qualche anno fa, 2007-2009 per essere esatti, è uno dei miei libri preferiti, sia per quanto riguarda l'editing che per quanto riguarda la stampa, e in realtà domani mattina Petra lo presenterà il progetto e presenterà anche l'evoluzione stessa di questo progetto, quindi siete tutti invitati a venire numerosi ad assistere alla presentazione. Il libro lo troverete sul tavolo, è un libro chiuso, sta lì proprio e non si può aprire, e mentre per la continuazione del workshop io nelle prossime ore sono a disposizione, sono curioso di vedere il vostro lavoro, mentre gli altri miei lavori saranno qui a disposizione sul tavolo, e sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande. And as a last thing, also what tomorrow will be talked about is one thing I didn't mention until now, because it have to be keep it a bit small, but together with two other photographers, Petra and I also run a publishing house called FW Books, and we publish a lot of the books which I've shown already
are also books we published, and also that we will talk about more tomorrow, but otherwise it's, I think, way too much information. Un'altra cosa molto importante che ho dimenticato di dirvi a causa di mancanza di tempo oggi è che io e Petra e altri due fotografi gestiamo una casa editrice che si chiama FW, e la maggior parte dei libri anche che abbiamo pubblicato sono stati pubblicati dalla nostra casa editrice. Questa è anche una cosa di cui vi parlerò domani pomeriggio. So that's it. So how should we, how, how,